Mi sto divertendo un sacco. La mia unica preoccupazione è che siamo all'episodio 3 e non ho ancora finito praticamente il tutorial. Quindi non so quanto sarà lunga questa serie. Iniziamo. Più che altro c'è anche il fatto che io adesso sto registrando i video, ma non so come verranno editate tutto. Perché chiaramente, come faccio sempre io, alcune cose quando sono noiose e non troppo interessanti le levo dai video. Però per me è tutto interessante qua. Ma vedremo. In ogni caso, la scorsa volta ci siamo fermati qua davanti e non abbiamo parlato con lui, che è un Korok con uno zaino gigantesco ed è bloccato su se stesso. Che guaio. Non so più dove è il mio amico. Riesci a vedermi? Ma io sono un Korok, uno spirito della foresta, ecco. Viaggio per il mondo insieme al mio amico. Purtroppo io e il mio amico ci siamo persi di vista. A quanto pare ha mandato un segnale di fumo e sta aspettando. Perciò voglio sbrigarmi e raggiungerlo al più presto. Però sono esausto. Non riesco più a muovermi. Ok. Devo portare il suo amico qua o devo portare lui dal suo amico? Avremmo da fare cose, aspetta, importanti, tipo raggiungere il sacrario e tutto. E abbiamo qua accanto appunto l'arena con quello che ipotizzo sia possibilmente il boss della fine del tutorial. O cosa di simile. Non so, vedremo. Ma prima è più importante aiutare questo Korok. Non possiamo ritenerci un eroe e il grande salvatore di Hyrule se non aiutiamo questo singolo Korok. Faremo brutta figura. Portami di là. Vediamo. È quello lì il Korok? Sì, siete. Qual è il problema quindi? Aspetto qui il mio amico. Dovrebbe essere da qualche parte in quella direzione, ma ancora non arriva. Che gli sarà mai successo? Ok, il mio obiettivo allora è portare uno dei due qua. Posso spostarti? Ah, ma posso spostarlo! Oh! Oh, dov'è? No, 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 dove stai andando? Dove stai andando? Dove stai andando? Vieni, vieni qua. Torna indietro. Perché perché è lì in mezzo nel vuoto? Cosa è successo? Ok, allora lo portiamo qua. E così possiamo riunire due amici, no? Prendi lui e ti porto qua davanti. Mi date un seme Korok per questo o cosa di più speciale? Hai portato qui il mio amico, grazie. Non ho granché da darti per ringraziarti, ma spero che accetterai questo regalino. Ah, due semi Korok perché sono due Korok quelli che abbiamo invitato. Ha senso. Che cosa carina. E quindi allora questa cosa qua l'abbiamo fatta. Dobbiamo andare verso il sacrario. Non ho ancora avuto modo di craftare un oggetto. Questo è rotto. E quindi? Non ho avuto ancora modo di craftare un cibo che mi permette di avere resistenza dal freddo. Quindi non so se questa cosa qua potrebbe andare bene o meno. In ogni caso, io non credo che questo funzioni, vero? Ah no, ma sì che funziona, eh. Sì che funziona. Mi serve solo l'uncino e poi possiamo farlo funzionare. Toh. Perfetto. Questo funziona? Funziona come cosa? Riesce comunque a spingermi davanti. Ok. Però adesso finiamo nella zona fredda, no? Per adesso non è un problema. Però ci serve qualcosa per craftare. Non abbiamo dei caldoperone, qualcosa di... da utilizzare qua in giro per avere resistenza al freddo. Possiamo ovviamente dare fuoco a un oggetto di legno e portarcelo dietro per riscaldarci. Però vediamo un attimo. Qua abbiamo pure un altro forziere con dentro pentolone portatile. Così puoi averlo dove vuoi, quando vuoi. Cosa carina, ok. Ah, già che ci sono. Non so che questa... Oh, se questa è caduta qua mi farebbe male. Mi fa male. Volevo testare. Prima di tutto, non volevo subito oltrepassare il corrimano. Seconda cosa, volevo vedere se c'era ancora... Non c'è palesemente, ma volevo controllare se c'era il glitch dove se lanci un oggetto e lo cambi nell'inventario prima di toccare terra, annulli danno la caduta. Ma non credo, perché adesso anche il tasto R1 ti fa cadere più in fretta. Quindi non credo proprio si possa fare quella cosa lì. Grandissima prima morte del gioco. Pazzesca, incredibile. Ci buttiamo da qua che è molto più safe. Ok. E allora credo che la strada per andare avanti e tornare qua giù, dove prima c'era anche il... la macchina gacha. E da qui possiamo o fare qualcosa qui, che non so che ci serve onestamente. Possiamo avvicinarci a quell'arena lì, o credo possiamo andare verso questa caverna. O anche di qua. Aspetta, c'è anche la salita normale di qua. Però prima andiamo nella caverna perché nella caverna non prendono da freddo. E qua ci abbiamo... Eccoli caldoperoni. Eccoli caldoperoni. Così possiamo craftare un po' di... zuppa calda che ci dà resistenza dal freddo. Nuovo sito. Grotta cilindrica. Allora, non voglio subito mettermi a criticare un altro gioco che critico sempre, ma qua abbiamo tipo 150.000 caverne all'interno del gioco e tutte hanno un nome. E in Pokémon non riescono a dare nome neanche a una singola grotta. E le chiamano grotta di Galar 1 e grotta di Galar 2. Va bene. Metti insieme i caldoperoni e cucina. Questo facciamo i caldoperoni saltati picca picca. Abbiamo 12 minuti di resistenza dal freddo. E se vado avanti nella caverna da qui, finiamo effettivamente nella zona fredda. Da quello che ho visto per adesso, la meccanica comunque del buio è molto macchinosa e giocosa. Perché chiaramente non si ha un sistema di luce dinamico in modo incredibile che permette appunto di
far sì che in tutte le caverne c'è buio, a meno che non ci siano dei fonti di luce, roba simile, non importa. Mi va più che bene anche questa cosa qui. A me piace sempre comunque giocare con meccanismi di simili e portare l'esplorazione anche in quella direzione lì. Oh, un altro, ok. Vai giù. Vai giù. Vai giù. È morto. Prendo danno? Non prendo danno. Abbiamo un emblema. Ne abbiamo tre. Prima o poi mi devo spiegare cosa posso utilizzarli. Adesso non ho proprio idea. Non ho... non ho niente su cui basarmi per capire cosa serve. Non credo servirà per aumentare vitalità e stamina. Forse è quello che serve per aumentare le batterie che abbiamo disponibili nell'inventario. Solo che non è che c'entri molto con gli zonai. Non avrebbe nessun senso come cosa. Dovrebbe servire ad altro. E qua crolla la temperatura e si va al freddo. Quindi dobbiamo prendere il caldo prone saltato di picca, che è dalla ricetta numero 14. Ok, nulla di complesso. Ora abbiamo difeso dal freddo per 12 minuti e possiamo esplorare quest'area qui. Ah, mi sto divertendo un casino in questo gioco. Muori. Oh, mi ho dimenticato che esplodevano. E mi dà pure la gelatina ciucciù bianca che possiamo utilizzare per ghiacciare i nemici adesso, volendo. E abbiamo qua Asdrubale che ci parla in qualche modo. Come ti chiami? Te non mi ricordo mai. Qual è il tuo nome? Raul! Eccoti qua. I golem soldato e il golem capitano proteggono strenuamente il giardino del tempo. Mi addolora che ti consideri una minaccia. Tuttavia, per proteggere la nostra isola è stato necessario approntare difese contro eventuali invasori dall'esterno. Capisco. Comprensibile. Non te ne faccio una colpa. Però quali erano per loro le minacce? Immagino fosse appunto l'esercito del male di Ganon e tutto quello che riguardava potenzialmente anche Demise all'epoca. Non sappiamo se appunto di quello di cui ci hanno parlato è Demise o Ganon, vero? Da quello che ci hanno detto, se non sbaglio, era Ganon, ma parlavano di cose talmente antiche che potevano essere il... comunque quelle collegate a Skyward Sword e tutta quella parte della storia. Ah, non ho ancora fatto lo spin. Fai spin. Perché no? Sei scappato perfettamente per non prendere danni, è incredibile. Tanto devo aggiungere una cosa sin da adesso, perché siamo comunque all'inizio della serie e voglio comunque essere il più trasparente possibile su tutto. Lo so che avevo fatto il video teoria dove trattavo sia delle cose di gameplay sia anche di lore e parlavo di quello che poteva essere Tears of the Kingdom e roba simile, ma timeline di Zelda è una cosa completamente creata in modo retrattivo con un sacco di retcon ed è molto confusa come cosa. Cambiano idea costantemente e sono sempre molto confusi con quello che vanno a fare. Quindi... e che cavolo, ma come devo fare per sconfiggerli senza prendere il ghiaccio? Oh, tu hai quello in mano! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ho colpito uno dei gelatini per terra ed esploso. Scusa, gioco, volevo dire che la Zelda Timeline è incredibile. Di sicuro è stata studiata sin da 30 anni fa ed era tutta fatta alla perfezione. Grazie mille. Ho preso un sacco di danni comunque da quella cosa lì. Davvero tanti? Te, non ci provare. Tempo di spaccarti. Vai, uno, due, tre... vai giù. Perfetto. E questa qua è la clava ignicefalica. Come faccio a utilizzare il fuoco? Semplicemente in automatico? Ok, e consumo ovviamente batteria. Se faccio questo... Ok. Io c'ho un sacco a cuore queste teste strane attaccate alle armi, perché sono quelle che mi avevano fatto capire prima dei trailer che effettivamente si potevano combinare vari oggetti nell'inventario e creare delle armi speciali in questo modo qua. Quindi riterrò sempre a cuore come pezzo d'arma. Non so se sarà utile, non so se servono veramente molte nero di combattimento, ma riterrò sempre molto a cuore per questa ragione qui. Vai. Surfboarda fino a dentro la caverna e entriamo qua dentro. Nuovo sito. Grotta senza fondo. Un altro! Ma c'è uno per grotta? Loro probabilmente servono per essere anche dei collezionabili da avere dentro ogni singola grotta. Come per Breath of the Wild, dove ti danno ragione per esplorare ogni singola cosa nel gioco e danno sempre una buona ragione per esplorare... oh, sono bombe. Non si hanno più quindi le bombe infinite? Vabbè, questa non posso servire anche soltanto per mixare l'inventario e roba simile. Mi spiace però se sono perse completamente le bombe, che sono una delle cose preferite di Breath of the Wild. Comunque, hanno messo probabilmente all'interno di ogni singola caverna un collezionabile del genere per darti sempre qualcosa da fare. Un po' come nei sacari è sempre l'obiettivo principale più una chest secondaria, oppure nei accampamenti è sempre una chest finale da andare a raccogliere, roba simile. Hanno reso le caverne speciali e ti giustificano comunque di esplorare ogni singola caverna del gioco mettendo dentro questa sorta di creatura strana. Non lo so cos'è, è una rana mixata appunto a... la creatura leggendaria di Breath of the Wild è tutto, però non so come definirla facilmente. Però non ho letto questo. Un frego contiene sostanza simile al polvere da sparo. Esplode danneggiando gli oggetti nelle vicinanze se viene a contatto col fuoco o subisce un impatto, certamente. Possiamo anche andare là sotto dopo, ma ci pensiamo più avanti. Adesso... ok, salve. Che cacchio sei? Oh, ok, colpisci dentro. Non l'ho colpito dentro. Aspetta.
Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, vai. E così tiro fuori il punto debole e posso andare a fargli dei danni catastrofici. Quanti punti vita hai? Quanti punti vita hai? Hai un botto. Ok, dobbiamo sconfiggerlo però. Sono curioso. Anzi, 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 giusto perché non lo sto utilizzando molto. Facciamo questo. Quanto sei lento? Ok. Bam. Esplosivo gigante. E poi si fa questo. Ok, bei danni. Cosa mi droppi? Una forziera intero? E questo qua. Gastrolite di Lichelike. Una bizzarra pietra rotonda fuoriuscita da un Lichelike. È possibile ricavare una pozione dal suo fluido cristallizzato. Il forziera ci dà un opale. Chiaramente sono delle creature un po' più speciali da combattere lentamente oppure da completamente ignorare. Comunque sono davvero sorpreso di quanto sia grande la zona iniziale. Proprio perché è davvero davvero molto grande questo tutorial qui. E di quanto sia lontano anche questo sacrario. In più soltanto la terza abilità non mi danno neanche le altre. Quando sappiamo che ce ne sono altre comunque. No, no. Ok, nota a me stesso, non è una buona idea fare quella cosa lì. Tanto sto provando a fare i doppi hit con il colpo caricato andando in cerchio. In quanto in passato, se tu, quando colpivi un nemico, invece di fare il caricamento in avanti, facevi il caricamento indietro e poi ti giravi, potevi fare dei multi hit alcune volte. E lì ha funzionato. Forse allora non l'hanno levato? Perché lì ha funzionato per un attimo. Forse c'è ancora, ma non come in passato. Non lo so, però uno ha fatto di multi hit. Ok, questa è una cosa da tenere a mente, devo testarla ancora di più in futuro. Ignicefalo, grazie mille. Ed ecco lì uno vero e proprio da aggiungere alle nostre cose. Non ho purtroppo uno scudo a cui attaccarlo, perché la prima cosa che vorrei testare è quello scudo. Posso mixarlo a questo, però. Devo abituarmi anche menu, perché sto facendo sempre, ogni singola volta, fatica nel collezionare. È già uno scudo! È già uno scudo! E aspetta, è qua? Mi sa che questo qua è il pezzo del trailer che avevamo visto un sacco di tempo fa, dove c'era il personaggio che utilizzava lo scudo in questo modo qua mentre combatteva una creatura molto simile a quella. Mi sa che era questo il momento del trailer che si era visto all'epoca. Era in questa caverna, in questo punto preciso. E qua sopra abbiamo il sacrario. Siamo molto vicini. Dobbiamo soltanto trovare un modo per scalare la parete e arrivare in cima. Abbiamo 5 minuti di tempo in realtà. Forse dovrei leggermente velocizzare il passo giusto per non morire a causa del freddo quando scade effettivamente l'effetto del pasto. Però non credo ci metteremo troppo per arrivare fino a là. Posso comunque controllare tranquillamente qua nel giro. Tra l'altro io quando gioco un gioco del genere sarò molto attento nel controllare ogni singola cosa e esplorare il più possibile, perché è la componente che più amo di Breath of the Wild, è quella che voglio più andare ad esplorare e controllare in questo gioco qui. Quindi se ci saranno comunque delle cose noiose perché spendo troppo tempo nel controllare in giro roba simile, non vi preoccupate che quelle le andrò chiaramente a levare in editing. Ma per questa intro qua, visto che tutto è completamente nuovo, mi sembra giusto comunque mostrare ogni singola cosa. Ok, se cadi per terra sarei anche contento. Non ho preso un occhio in qualche modo, va bene. Ok, calmi, calmi. Ti colpisco con la ventola. Ah, la ventola fa così. Ok. Se invece ti colpisco con le fiamme, quanti danni ti faccio? Ah, lo do fuoco immediatamente. Ok, la cosa utile di questo attacco qua è che dà immediatamente fuoco al nemico. E lo farei in questo modo. Ok, non colpimi con la freccia. Vai di scudo! Vai di scudo! Ok. Così non siamo neanche a rischio di prendere altri danni perché ho utilizzato lo scudo. Loro sono belli tosti, non è che siamo facilissimi. Con il fatto che posso anche costantemente cambiare arma, mixare le roba simili, sono anche più difficili da predictare rispetto a nemici più normali. Cosa c'era nel trofeo, nel forziere, nel tesoro? Uno palo, va bene. Mi dovrei curare appena troviamo un pot per cucinare la roba e effettivamente farmi delle cure migliori. Lo andremo a fare più avanti, ma per adesso non mi sembra sia necessario. Posso scalare la parete di ghiaccio? Mi blocca perché è ghiaccio. Le pareti ghiacciate sono difficili da salire. Altre superfici verticali sono scivolose quando bagnate. Immagino di poterlo comunque fare, no? Tipo, sarà come in Breath of the Wild, immagino. Dove se scalo così... No, è peggio delle pareti bagnate di Breath of the Wild. È molto peggio, ok? No, non si possono scalare. Quindi dobbiamo prendere un'altra strada. Va bene, questo non me l'aspettavo che fossero così tanto scivolose. Però ha senso. Assolutamente senso come cosa. Però non aspettavo fossero simili comunque alle pareti bagnate di Breath of the Wild. Dove sì, sono bagnate, però... Non è che non puoi scalarle completamente. Sono soltanto molto fastidiose. E io quindi come scalo qua devo passare da lì. Devo passare da lì. Oh, aspetta, 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 aspetta. Prima di combattere i nemici. Ho finalmente... Posso finalmente farmi delle cure. Un caldo perone insieme a una mela e un fungo. Vai. Chiaramente una grandissima ricetta. Frutta cotta picca picca, va bene. E adesso che abbiamo anche casomai di altri minuti da... Con cui curarci possiamo andare verso l'edificio stesso. Qua si può anche scendere, immagino. E immagino che è stata per tornare indietro sia comunque tornare di qui verso il santuario del tempo. Facendo il giro in questa direzione. E dov'è la parete? Qua. Qua più avanti. Ci arrivo lì? Scalo la parete di qua? Sì. Ok. Da qui possiamo salire. Piano piano possiamo salire. Vai. Ok, ci siamo quasi. Dai che abbiamo fatto alla precisione perfetta anche
la nostra resistenza al caldo. Ci mancano 40 secondi e siamo qua davanti. Abbiamo fatto tutta la perfezione. E mi domando quale potere adesso mi daranno da utilizzare e da giocare. Ah, no, so cosa mi danno. Mi danno quello per muovermi verticalmente. Si capisce immediatamente da quella cosa lì accanto. Sarà per noi possibile... Sacrario di Gutanba. Gutanba. Sarà possibile finire anche questo sacrario qua senza utilizzare il... l'abilità che ci danno? Oppure no? Scopriamolo! Questo che dovrebbe essere l'ultimo da quello che ci ha detto. Mi rallegra vederti qui. Ora porgimi la tua mano destra. Ascensus, un potere che ti consente di saltare in verticale per attraversare la superficie ed emergere dall'altro lato. Questo è il potere dell'Ascensus, che un tempo apparteneva al mio braccio destro. Ti permetterà di attraversare superfici che si trovano sopra di te. Sono certo che ti tornerà utile. Se riuscirai a raggiungere la fine del sacrario usando questo potere, l'Ascensus sarà tuo. Qua non credo di poter fare molto per evitare di utilizzarlo, vero? Qua la vedo dura trovare qualsiasi soluzione che non sia quella di utilizzare veramente il potere, vero? Qua la vedo molto difficile. Mi sa che per questa volta qua il gioco ha vinto e dobbiamo andare in reazione normale, vero? Mi sembra proprio di sì. Ok, quindi funziona in questo modo qui. Ti compare comunque indicatore sulla testa. Se è rosso non puoi passare, perché c'è qualche problema. Se è verde invece puoi utilizzarlo e passare attraverso le pareti. E se utilizziamo così, dovrebbe farci passare in automatico qua sopra e andare attraverso. Questa è una gran figata. Questa è... super interessante come potere. Soprattutto per quanto può diventare comunque elastico nel suo utilizzo e quante cose ci può fare con lui. E qua abbiamo un forziere. Non possiamo però ad esempio andare in alto se sopra di noi non ci abbiamo qualcosa. Ah ok, va bene. Tipo qua ovviamente non possiamo utilizzarlo per andare verso l'alto, ma possiamo andare qua per passare attraverso anche questo blocco qui che è molto più lungo. Madonna, che figo. Che figo, va bene. Tra l'altro io non l'ho controllato, ma non credo proprio. Io non posso combinare un arco alla mia spada. Oppure sì. Ok. Non me ne lamento, va benissimo come cosa. Mi sembra una bellissima cosa e un'ottima idea, va bene. Si torna su. Tra l'altro avremo tecnicamente i slot precisi per avere sia le tre nuove abilità del gioco, sia i vecchi quattro poteri. Non so se ci li daranno, però tecnicamente ci avremo lo spazio per farlo. Però a questo punto qua non credo che abbiamo i vecchi poteri. Non penso proprio. Allora, per andare comunque alla fine del puzzle devo passare di qui. Continuo a sbagliare pure gli input e i tasti perché ogni volta penso di fare una cosa quando in realtà dovrei fare un'altra. Ci sono le corde in questo gioco qui. Ok. In questo modo c'erano anche le corde nel vecchio gioco, però ci sono anche le corde da utilizzare così. E così possiamo salire in superficie in questo modo. No? Non funziona. Ah sì che funziona. Perché non aveva funzionato? Non ho idea. Ah, qua addirittura ho fatto un caricamento speciale perché è una situazione particolare, perché appunto non è una superficie ferma, ma puoi anche muoverla nel caso. E qua dobbiamo fare a tempo, ok. Cosa succede se passo attraverso lui invece di passare attraverso l'altro? Perché ha un aspetto differente rispetto all'altro. Ok. Mi serve questa piattaforma qui per avere accesso a quella in alto o io posso saltare fino là sopra? Io non posso saltare fino là sopra perché è troppo distante, quindi devo fare in questo modo qui. E se faccio così... ho fatto velocemente... e non c'è tempo di ricarica per far funzionare questa abilità qui. Possiamo direttamente andare verso l'alto. Ok. Questa volta abbiamo dovuto utilizzare il potere. Va bene, gioco. Mi hai costretto a utilizzare il potere. Sei contento? E un'altra sfera di benedizione. La nostra terza. Adesso potremo vedere se effettivamente ci danno qualcosa di speciale o meno. Se adesso schippo la cutscene subito, il caricamento è lungo o meno? Perché appunto c'era la vecchia cosa in Breath of the Wild dove se... il caricamento comunque è veloce. Ok. Buono. Ottima come cosa. E immagino adesso compaia lui, sì. Ciao, Sdrubale. Vedo che il tuo braccio ha recuperato parte del suo potere originale. Parte. Ci sarà altro in futuro. Forse questa volta qua hanno fatto addirittura modo che non hai tutti i poteri sin dall'inizio. Che ci può stare fino a un certo punto. Una cosa che mi piace comunque di Breath of the Wild è che tu hai tutto sin dall'inizio per giocare con qualsiasi cosa. Se adesso hanno comunque limitato alcuni poteri a delle cose più avanti nel gioco... ci può comunque stare perché dà comunque un senso di progressione. Però a me piace la libertà che dà la Breath of the Wild. Ora dovresti essere in grado di aprire il portale del Santuario del Tempo. Ok, pensavo mi dicessi qualcosa in più, ma mi accontento di questa cosa qui. E ora invece posso passare qua sopra. Aspetta, fa troppo freddo. Dammi
3 minuti di resistenza dal freddo. Penso che basteranno per uscire di qui. Non credo che mi richiederà troppo tempo, no? Adesso passo qua sopra. Posso andare qua dove c'è quello che sembra. Ah, ho sbagliato. Il tronco di un albero gigantesco morto un sacco di tempo fa. Ci significa qualcosa? Qualcosa dobbiamo riconoscere o meno? Skinner antifreddo. Ah, ma me li danno così presto nel gioco? Oh, questo è molto interessante. Chissà se mi daranno pure l'altro pezzo. E voi? Voi posso volare sopra di voi, immagino. E posso utilizzarli come parabila temporanea. Però perché sono tutti qua così a caso? È una cosa così situazionale dove devo utilizzarla a random o cosa? Quindi questi qua posso farli partire e volare? Cioè, se lo lascio così, ha un po' di momentum e di cosa strana che stava pian piano andando avanti. Come faccio però a farli partire? Posso farli partire mettendoli qua? Mettendoli tipo sulla pista di lancio? Sì, fermo! Fermo! Ok, voglio volare sopra uno di questi. Assolutamente sì. Quindi faccio così. Lo metto qua. Ci salgo sopra. Prende velocità. Parte. Che figo. Che figo anche questo. Ok, che figata. Che figata. Non posso controllarli però. Non ho modo di controllarli. Oppure sì. Oh, oh mio Dio. Oh mio Dio. E mi butto nell'acqua da qui. Che figata. Ok. Mi domando però se sarà stata una cosa situazionale. Cioè avremo un modo in futuro per anche crearli, averli in qualche modo, sfruttare dei materiali nell'inventario per crearli da zero, roba simile. Sarebbe comunque interessante quello. Ah, adesso è una chest. Mi piacerebbe chiaramente, perché sarebbe figo anche avere delle macchine precostruite. Questa è grande. Una preziosa pietra di zonanio estremamente pura. La quantità di energia estraibile è decisamente più grande rispetto allo zonanio normale. Appunto, mi domando se in futuro si potranno avere dei veicoli precraftati in questo modo qui per la gente che non vuole cali da zero o starci dietro a qualcosa del genere. Avrebbe senso come cosa. Secondo me ci starebbe comunque dare al giocatore un'opzione simile. E darebbe pure un motivo in più per utilizzare materiali di inventario, che sono secondo me sempre. Avere più opzioni è sempre soltanto una cosa positiva. Posso farlo. Ah, salve! Posso farlo partire senza però il launcher? Mi sembra difficile. Questo è un mare di nuvole. Sì, ci troviamo molto in alto. Come ha detto il golem aiutante, questa terra è il giardino del tempo, la sede delle cerimonie e dei riti del gregno. Anche se prima non eravamo quassù, ma sulla superficie. Prima non eravamo quassù, eravamo sulla superficie. Ok, quindi le rovine nel sottosuolo del castello di Hyrule sono comunque giustificate, perché in passato erano sulla superficie. Se lo metto sul bordo e lo faccio quasi cadere. No, quasi ho detto. Secondo me si può trovare un modo per farlo partire, ma non è questo un buon modo. È stato un po' un fallimento. Va bene. Intanto è molto comodo avere i ninfei in mezzo al lago, giusto per avere un secondo di tempo per recuperare la stamina. Non credo che le vedremo in molti altri posti di Hyrule. Non credo che nei fiumi di Hyrule troveremo ninfei del genere. Non avrebbe neanche senso. Però qua è molto comodo, perché così anche senza Glacier possiamo andare a sorpassare dei fiumi tranquillamente, senza dover creare anche ogni singola volta una barca o roba del genere. Va bene, rieccoci qui. Io sono molto curioso di vedere cosa andremo a sbloccare qua dentro. Immagino che voi lo saprete già, perché siamo al terzo video e non ho ancora finito tutorial. Immagino che la maggior parte della gente già dal primo giorno di gioco avrà finito tutorial. Ma per me non è così. Per me, portando la serie, sarò sempre l'ultimo a fare tutto. Ma va bene così. È anche una delle cose che mi piace molto di fare questa serie in questo modo. Giocare il gioco in modo lento, approfondire ogni cosa, divertirci insieme. Vediamo un attimo. Questa volta l'hanno fatto entrare. C'è Zelda davvero? Un sacco l'estetica degli zonai. E il frammento. Un secondo, prima di prenderlo. C'è qualcosa di riconoscibile qua sopra? No, ma se non sbaglio nelle pitture sulle pareti che abbiamo visto durante la intro, ce n'erano 7 di questi, se non ricordo male. Quindi forse il nostro obiettivo nel gioco è raccogliere tutti e 7. E ottenendo tutti e 7 potremmo riottenere la vera luce e in questo modo sconfiggere Ganon.
L'altro potere? È reverto? Un potere che ti consente di invertire il movimento di un oggetto per farlo tornare alla posizione di partenza. Il processo può essere interrotto anche a metà. Il potere di invertire il movimento degli oggetti. Reverto. E Zelda è scomparsa nel nulla. Nemmeno io me lo so spiegare. Ma ciò che hai appena visto potrebbe essere come un eco di ciò che voleva fare. Non può essere una coincidenza che tu abbia ottenuto questo potere. Ok. Zelda è stata zeldata, quindi. Zelda mi sa che non avrà un ruolo troppo importante nel gioco e sarà semplicemente questo fantasma che vedremo durante l'avventura e con cui non ci potremo molto interagire. Una cosa mi dispiace, spero non sia così, ma per adesso sembra questa cosa in questo modo. Questa cutscene avviene molto prima di quanto pensassi. Pensavo successe molto più avanti nel gioco, invece la vediamo sin da adesso. E se io faccio riavvolgi... questo qua. Ah, posso utilizzarlo per salire. Aspetta, ho appena notato. Sono scemo io, non stavo capendo che è una piattaforma per andare verso l'alto. Ah, non c'è un tempo di ricarica tipo stasis. Non si deve ricaricare, è immediatamente carica come cosa. Ok. E non devo neanche mirare per disattivarlo, basta cliccare L1 per di nuovo farlo tornare alla normalità. E blocchiamo anche il tempo quando andiamo a utilizzare. Ok, diverse cose bloccano il tempo in questo gioco qui. Salve. Posso utilizzarti per potenziarmi? E quella parete la riconosco. Ne bastano tre stavolta? La statua della dea sorride con dolcezza. Ma non mi fa... Non possiamo dare i nostri oggetti per aumentare stamina, vitalità o roba simile. Due mani? No, ok. Possiamo comunque farlo. Oh! Non credo, vero? Questo portale mette alla prova la tua vitalità. Nel tuo stato indebolito attuale dubito che riuscirai ad aprirlo. Però resta un altro saccario sull'isola. Chissà, forse potresti trovare un'altra sfera della benedizione. Quindi con 4 possiamo fare quella cosa lì. E c'è un altro saccario, quindi. Se la sommi alle altre sfere ottenute e le offri alla dea, potresti trovare un modo per proseguire nel tuo cammino. Mostrami la tua tavoletta di pruna. Nella tavoletta di pruna è installata una funzione di teletrasporto. Vedi quei simboli blu sulla mappa? Dovresti poterli raggiungere all'istante in qualsiasi momento. Prova a usare la funzione di teletrasporto per trovare l'ultimo saccario. Chissà dov'è. Questo non c'è bisogno di farlo. Ok, strano comunque la scelta di dividere il tutorial così comunque. È un po' lentino, io mi sto comunque divertendo, ma è un po' lentino. In caso mai un secondo playthrough rischia di diventare forse un pochino noioso. Album. Oh! Abbiamo le foto di Zelda?
Cosa carina. E ora posso teletrasportarmi qua, alla sala del risveglio, ritornare al punto di partenza e andare verso il sacrario, che altrimenti sarebbe inaccessibile. Quindi sono comunque 4 poteri, cioè 4 gli oggetti per salire di livello, aumentare le cose. E c'è un potere che non conosciamo, perché se c'è ancora un sacrario, a meno che non sia un sacrario dove dobbiamo utilizzare reverto, cosa ci potrebbe anche stare, vuol dire che c'è un altro potere che non conosciamo ancora. E vuol dire che qua possiamo pure fare roba, aspetta. Aspetta, questo cos'è? La mappa si apre così, ma che mi serve lo slot così per la mappa? No, mi sto riempendo la ruota dell'abilità con roba inutile. Spero fossero altri poteri. Scusami, c'è già lo shortcut. Ok, va bene. Ok, siamo qua sopra. Vediamo cosa c'è qua in alto, perché chiaramente c'è qualcosa. La domanda è che cosa? Cosa posso controllare da qui? Non mi fidavo di riuscire a farci in tempo, quindi ho fatto un backflip, un frontflip con lo scudo. Mi porta al sacrario questa cosa qui? Immagino di sì. Probabilmente per questo che non l'abbiamo visto. Oh, Nakon già. Qua c'è questo. Dai che mi danno appunto un potere per creare questi cosi? Perché li abbiamo di nuovo incontrati qua. Prima entriamo nel dungeon e vediamo cosa troviamo qua dentro. Nel sacrario, anzi. Vediamo un po'. Credo ci sia l'ultimo potere qua adesso. No, non mi dà. No, è un tutorial. Ok, non è un altro potere. È tutorial per il reverto, va bene. Non me l'aspettavo onestamente, perché comunque mi ho già tecnicamente testato il potere per quello che poteva funzionare già nel mini dungeon di prima. Però ci sta comunque fatto provare così. Poi abbiamo ancora le slot degli inventario liberi per altri poteri, quindi non lo so, secondo me c'è altro. C'è di sicuro qualcos'altro che possiamo andare a utilizzare. Vai con il potere. E rimane per un attimo fermo, che è molto comoda come cosa. E può risalire la cascata. Ah già, certo. Certo. Giusto. Non è che faccio seguire la logica normale. Va indietro nel tempo. E qua non credo che possiamo, anche qua, completare il puzzle in modi strani, vero? Non credo. La vedo dura. Ok, il mio obiettivo è entrare là dentro. Sono due laccette che girano. Ok, quando sono sovrapposte funzionano così. Ok, ho già capito qual è il puzzle lì, ma prima voglio completare questo qua. Aspetta, aspetta. Posso... posso muovere questo coso nel caso? Non in questa situazione qui, perché chiaramente è bloccato in mezzo. Ma loro si possono anche muovere. No, usa reverto e vai qua sopra. Anche qua non credo che possiamo utilizzare trick strani per completare i puzzle nel modo sbagliato. Ah, e con il fatto che ho tenuto fermo per un po', se lo ricorda pure. E quindi rimane fermo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Come hanno programmato sta cosa? È un incubo, ma perché l'hanno fatto? Non ce n'era bisogno, mi bastava semplicemente avere Breath of the Wild 2 con una mappa diversa. Non dovevano reinventare la ruota. Invece hanno reinventato la ruota, perché? Sono dei matti. Basta che siano sovrapposti, vero? Sì. Quindi se faccio così rimangono sovrapposti e possiamo passare oltre. Va bene, e così abbiamo il nostro quarto potere. Ok, tutto quindi questo qua abbiamo il nostro quarto oggetto. E possiamo quindi partire da qua. Va bene, andiamo. Ci siamo. Quanto va veloce sta cosa? Oh mio Dio, siamo un sacco in alto. Siamo un sacco in alto. Se faccio così va verso il basso più in fretta, vero? Eh sì. Se faccio così invece gira di qua. Ok. Se vado invece indietro, lo rallenta? Lo rallenta, lo fa quasi cadere in verticale. Ok. Oh! Merda! Oh oh! Ups! Per fortuna mi posso salvare. Ok, per fortuna abbiamo la caduta libera per avere un po' controllo su dove vado e cosa posso fare. Se no sarei morto lì. Devo imparare a controllare meglio che cose. Raggiungiamo il tempio allora. Lo scudo carrello sta per rompersi. No, scudo carrello, non ti rompere. Sei il mio migliore amico. Come faccio senza il mio skateboard? Devo sempre avere nell'inventario uno scudo carrello, non posso fare senza. No! Scudo carrello, no! Era il mio migliore amico! No, scudo carrello, perché? Io sono qua per salvare lo scudo carrello, non per salvare Zelda. Non mi interessa nulla di lei. Ah, ipotizzo anche che rimanga un secondo fermo anche l'oggetto prima che inizi a tornare indietro nel tempo, in base a quanto tu l'hai tenuto fermo prima di attivarlo. Quindi se io facessi così... No, ok, comunque ci mette sempre un pochino di tempo. Ok. Con il fatto che ho visto che l'ultramana invece poteva influenzare, ho un dubbio se funzionasse in questo modo qua o meno. E qua il gioco mi costringe a prendere però la vitalità, giusto? O pellegrino. Vedo che hai superato delle prove e ottenuto delle sfere della benedizione. In cambio di 4 sfere della benedizione ti conferirò il potere di cui tanto anneli. Desideri un portacuore in più? Certamente. Ti concederò il potere che desideri.
Ogni cosa mi è raffigurata come se venisse pian piano curato Link dalla maledizione, dalla corruzione. Un prezioso oggetto che riprende l'energia vitale che hai perso a causa del miasma. Aumenta di 1 il numero totale dei tuoi cuori. E ora possiamo aprire la porta. Quindi se io faccio così, spingere. Aprire il passaggio. Mi compiaccio. Vedo che sei riuscito ad aprire il portale. Il tuo corpo era stato pervaso dal miasma, perciò non si è ancora ripreso del tutto. Ma a quanto posso vedere, sembri sulla via della guarigione. Le sfere della benedizione che hai trovato nei sacrari ti hanno aiutato. Aver trascorso questo tempo con te, per quanto breve, è stato un onore. Zelda aveva ragione su di te. Ti prego. Prenditi cura di lei. Ah, non sto che scomparisse completamente. Ci sta. Non sto però che scomparisse così in fretta, così presto. Per caso qua troviamo la parabola allora? Perché mi sembra strano che comunque non ce l'abbiamo. Oh. Oh. Ok, domanda. Ok, sì, funziona. Perfetto. Un reverto.
basso. Link. Link. Vienimi a cercare. E ora abbiamo il gioco aperto. Ma non abbiamo ancora la paravela. Noi siamo nel futuro, Zelda nel passato? Cos'è successo con la Master Sword? La possiamo incontrare comunque qua? Perché è in quella realtà strana dove mi ha dato un potere? Adesso il gioco è completamente aperto. Quindi, buttiamoci.